Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Siamo ancora su Final Fantasy VII Ever Crisis, perché ovviamente sono uscite un paio di novità, sono uscite un paio di news e soprattutto è uscito il nuovo banner della collab con Sephiroth, cosa che un po' tutti ci aspettavamo, data appunto la sua appartenenza a quella che poteva essere un'arma di elemento acqua e il ranking dungeon che giustamente è di elemento acqua, quindi diciamo che per l'appunto abbiamo questa sorta di dualismo che si incastra perfettamente. Andiamo a vedere però le notizie, dove ovviamente abbiamo un loop anche in questo caso per quanto riguarda Sephiroth, del banner di Sephiroth. Quindi un giro completo con il banner con l'arma di Sephiroth, dove appunto possiamo utilizzare le gemme rosse e ottenere, diciamo, alla fine di questo step up una arma di Sephiroth della collab. Esattamente questa, quella del banner, dove ovviamente, come tutti ormai potevamo immaginare, soprattutto dal trailer, arma di tipologia acqua. Solo che questa è un'arma acqua magica. Io veramente non so più che pensare a questo gioco. Cioè, ci stanno prendendo proprio letteralmente per il culo. E Sephiroth praticamente si ritrova ad avere due Wind Elemental Mastery e due Water Arcanum, di tipologie diverse. Cioè, Water Arcanum fisico, Water Arcanum magico. Questa roba mi manda completamente fuori di testa, perché, cioè, l'arma di per sé è forte. Infatti, come potete notare, è un 9,40 di danno magico water contro il nemico singolo, più 1,2% se il nemico è debuffato. E questo qua va bene, ok, ma Sephiroth, che era già uscito con un kit fisico, perché non mi metti un'altra arma fisica che possa incastrarsi bene con la Tempest? Diceva, la Tempest ti serve invece per avere Sephiroth, diciamo, sub DPS che mette imperi, l'acqua, eccetera, eccetera. Ho capito, ma... cioè... vabbè, ne parleremo poi nel banner di Sephiroth, per il momento non voglio dilungarmi. E poi abbiamo il vestito, che è praticamente cioè, la prima passiva è la stessa di Eris, quindi abbiamo Physical e Magical Ward, quindi Boost Physical e Magic Defense, e poi Waterblade Arcanum. Ok. E poi l'arma Ultimate, ovviamente, di Eris, presente all'interno anche di questo banner. Successivamente abbiamo anche l'uscita del Ranking Dungeon, quindi finalmente abbiamo qualcosa da fare un po' più interessante, dove praticamente avremo il ranking dungeon con il nuovo sistema di punteggio, quindi avremo la possibilità di aumentare la velocità nel dungeon, e questo già l'abbiamo avuto modo di sperimentare anche con i nuovi dungeon della sezione di Wutai. E poi il formato di high score che viene cambiato, dove praticamente prima avevamo l'unione di tutti quanti i vari high score, ora invece il punteggio più alto è quello che ci farà competere nella classifica generale. Quindi ci sono le varie difficoltà: normale, hard, very hard ed X, e il punteggio della difficoltà, in questo caso X, è quello che ci permetterà di competere all'interno della classifica. E poi abbiamo, vabbè, la possibilità di poter staccare il dungeon e salvare in qualsiasi momento, mentre invece prima questa funzione era dedicata solo ai crash, o comunque era dedicata soltanto a quando il gioco non funzionava. Le ceste, che possono essere aperte in qualsiasi difficoltà perché danno tutte le stesse ricompense, quindi io posso anche giocare direttamente difficoltà X, apro i forzieri e quindi ho aperto già tutti i forzieri presenti in tutti i livelli. E da un lato devo vedere se le risorse sono state distribuite o se abbiamo avuto fondamentalmente una perdita di risorse. E poi ovviamente l'acqua è efficace, infatti Sephiroth è uscito esattamente per questo, e il boss è il nostro, diciamo, Guard Scorpion giallo,
che aumenta le sue difese, l'attacco magico, eccetera, eccetera. Quindi il team, bene o male, già c'è. Solo che qua ora bisogna vedere come poterlo impostare. In questo evento la modalità accelerata non funziona, e poi ovviamente tutte le altre cose possono cambiare, eccetera, eccetera. Classici avvisi che ormai conosciamo. Day of Seven Gift, quindi riceviamo 1000 gemme come ogni set del mese. E poi vabbè, qui ci sono le altre informazioni aggiuntive della, diciamo, dell'evento di Final Fantasy VI, quindi altri premi che sono stati aggiunti, ma questo l'abbiamo già visto in generale, quindi non ci sono tantissime altre informazioni se non ovviamente l'uscita del banner di Sephiroth e ovviamente l'uscita del nuovo evento del Ranking Dungeon. E comunque sia, discuteremo, farò uscire comunque anche dei video, o comunque il video per quanto riguarda la guida di questo Ranking Dungeon, però per il momento non credo che ci sia altro da dire. Ci vediamo nel video di approfondimento del banner di Sephiroth, perché lì effettivamente ho tante cose da dirvi. Detto ciò, io vi ringrazio per essere stati con me, spero che il video possa esservi stato utile e ci becchiamo alla prossima.